Ciao a tutti, cioè, vorrei mettervi al corrente di questa situazione. Io sarei uno dei tre ragazzi, compagni attenzionati da questo, chiamiamolo, foglio di via, no? Allora, considerando che loro hanno una strategia, no? È chiaro, cioè spaventare tanti colpendone qualcuno. Allora io sto valutando che se nel caso sti compagni non riuscissero ad arrivare a ridosso alle loro reti, perché purtroppo nel caso si rischiasse, diciamo, qualcosa di peggio, che non sia solo essere attenzionati dall'anticrimine, cioè io spiegherei che se io non potessi andare una sera, mi piacerebbe che 10 prendessero il mio posto, perché questo deve essere il messaggio che deve girare. Se loro pensano di fermare il movimento perché vedono i ragazzi, quelli più attivi, quelli che gli stanno a ridosso, cioè è chiaro che possono anche trovare queste scamotage per fermarti. Il nostro messaggio quale deve essere? Perché a ogni azione ci deve essere una risposta. La mia, se servisse, io vado lo stesso e mi faccio arrestare, non è un problema. Però il messaggio nostro deve essere un altro. Se loro pensano di colpirne uno per catechizzarne 100, deve arrivargli il messaggio che con noi non funziona. Cioè, ne colpisci uno, ne crei altri 100. Capite? Per cui adesso noi ci mobiliteremo per vedere come non far passare questo loro lurido messaggio, no? Però nel caso non riuscissimo, cioè, e io non riuscissi ad andare a ridosso delle reti, cioè, poi sto a guardare il movimento come si comporta, e non vorrei essere deluso, perché io so che siamo una famiglia enorme. Per cui mi raccomando, ragazzi, sappiate che andare in Clarea, andare alla nostra serra, cioè non si rischia, non è che è una roba, è un momento di condivisione, di momenti, di aggregazione, perché non, io non vorrei chiedere a gente che non si sente di rischiare, cioè per l'amor di Dio, ma siccome noi siamo consapevoli che non si rischia, cioè niente, è un momento di condivisione. Oltretutto prendete il lato positivo, se voi avete del cibo a casa che non mangerebbe più neanche il cane, e ve lo levate e lo portate su, che tanto noi là mangiamo tutto, no? Per cui prendete anche questo lato della cosa. Allora, avete il cancello di Chiomonte, che a loro dà fastidio questo ritrovarsi a ridosso del loro, diciamo, io lo chiamo il fortino, ma anche il posto dove c'è il misfatto più grande che noi subiamo, e dove ci stanno deturpando la terra, e dove loro militarizzano. Allora, Chiomonte al venerdì, e generalmente una sera si va, lo chiamiamo noi alla serra, alla tettoia, e in Clarea. È un momento di condivisione, cibo, allegria, però a loro questo dà un fastidio della Madonna. Per cui vi prego, venite una volta a vedere com'è la cosa, poi vi innamorerete della situazione e avremo poi problemi di far svistare tutti. Per cui io, se non riuscirò ad arrivare a ridosso delle loro reti, mi auguro che ci siano altri che mi prendano il posto, perché io lo farei per chiunque di voi. Messaggio, mi auguro, arriva a destinazione, siamo noi, il movimento.